In questa sera in penombra passa accanto a me. Cerco cose nascoste ai dotti e ai sapienti anche a me. Un venticello leggero possa soffiare su noi e sussurrarci ancora che ci sei. Benedici, benedici, benedici anche me. Benedici, benedici. Il libro dei Proverbi, al capitolo 30, dice che ci sono tre cose che sono le più piccole e le più sagge della terra. Le formiche, che le puoi pestare, ma provvedono al cibo per l'inverno. Poi le cavallette, che non hanno un re, eppure marciano tutte ben schierate. E poi le lucertole, che le prendi nelle mani, ma penetrano anche nei palazzi dei re. Noi ci pensavamo così forti, così grandi, ci siamo trovati invece tutti pieni di paure. Ci manca il coraggio e la saggezza dei piccoli. Allora torniamo a credere alla forza di tutto ciò che appare fragile. Circondati di sognatori, di ostinati appassionati, di contagiosi viaggiatori, di amanti, di poeti, di esploratori. Circondati di sani portatori di follie, di inguaribili curiosi, di poesie. Circondati di incoscienti, di menti coraggiose e combattenti, di chi soffierà amore al quattro venti, di chi potrà capire e immaginare tutto quello che senti. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Gesù vuole che usciamo fuori e impariamo a vivere in semplicità, con più gioia, spogliandoci dall'orgoglio e dall'autotortura, più speranza, spogliandoci dalla rassegnazione, più fiducia, mollando le nostre sicurezze contro la paura. La più grande ricchezza, il più grande coraggio è la misericordia. Nietzsche diceva che il cristianesimo è la religione della compassione. La parola misericordia in ebraico è ramin, viscere materne. In Dio c'è uno spazio di accoglienza infinito alla vita e alla vita degli altri, uno spazio di comunione, un compatire. La misericordia chiede che l'altro sia amato nella sua alterità, anche nel suo peccato, nella sua ostilità. Gesù arriverà a dirci: amate i vostri nemici. E te senti che umanamente è impossibile, ma senti anche nel profondo di te quanto sarebbe bello se prima di morire potessi riuscirci. Ramin
e anche il legame tra i fratelli. Incontro di un cuore d'amore con la miseria dell'altro. Sentire che ogni persona è più grande del suo sbaglio. Qualunque cosa il tuo cuore ti rimproveri, Dio è più grande del tuo cuore, dice la Genesi. Nel mezzo tra Gesù e i disperati c'è quelle persone giuste che non tralasciano una regola, persone che credono che Dio esiga condizioni per il suo amore. Mi chiedo a volte perché proprio nel cuore delle persone più pie c'è poca libertà, poca gioia, poca comprensione, poca compassione e misericordia. Vedono il peccato come un pezzo di felicità rubata, non come la perdita di dignità di una persona. Charles de Foucault, il 1° dicembre del 1916, che è il giorno della sua morte, scrive: «Ci si accorge che non si ama abbastanza, ma il buon Dio, che sa con quale fango ci ha impastati e che ci ama ben più di quanto una madre possa amare il proprio figlio, ci ha detto che lui non mente, che non respingerà chi va a lui». Amami col cuore nascosto in un violino, amami col cuore perduto di un bambino, amami nel cuore di una notte o ancora più vicino, amami fino all'ultima stella del mattino, amami. Amami nei vicoli di una sera che si spoglia, portami come le foglie al vento fino alla tua soglia. Amami struggendoti per quanto tu non voglia, ma amami stringendomi come il vento con la foglia. Amami guidando. Benedici questa casa, gli sguardi abbassati, le fronti orgogliose, il bagliore dell'odio, l'ozioso dolore. Benedici questa casa, i suoi miracoli, i suoi misteri, l'amore sotto ogni silenzio, la speranza sotto ogni paura. Benedici questa casa, il nulla di ogni giorno e il sacrificio fedele dell'amore. Benedici questa casa, la poesia nei gesti quotidiani, la risurrezione in ogni alba, l'amore racchiuso dentro un palmo. Benedici questa casa, gli occhi semplici delle cose, l'istante che brilla nell'eterno e l'eterno che si insinua nell'istante. Fra 2 settimane capiremo meglio quanto faccia paura l'amore puro. Solo l'amore ha la possibilità di ridestare vita. La luce non è spenta nel cavo della morte. Il seme non è perso nel solco della terra, la gioia non è muta nel sogno del dolore, diceva padre Turoldo. Amare significa dire: voglio che tu non muoia. Siamo qui nel campo dei mandorli, dove i genitori a cui è morto i figli hanno piantato questi mandorli per loro, come a dire: invece di pensarlo in quella tomba, pensalo davanti a te che ti sta aspettando, e allora possa la via crescere con voi, il vento essere alle vostre spalle, il sole continuare a scaldare il vostro viso, e possa Dio tenervi nel palmo della sua mano. Prendetevi tempo per amare, perché questo è il privilegio che Dio vi dà. Prendetevi tempo per essere amabili, perché questo è il cammino della gioia. Prendetevi tempo per ridere, perché il sorriso è la musica dell'anima. Prendetevi tempo per amare Dio, amare la vita e amarci fra di noi con molta tenerezza, perché la vita è troppo corta per essere egoisti.